Cosa ha detto ai parenti delle vittime? Niente, abbiamo detto che questi lutti sono lutti della città, non solo dei nuclei familiari che hanno perso i loro stretti congiunti, che piangeranno a vita, ma devono sentire il calore e la vicinanza di tutte le istituzioni e della nostra città. Tant'è vero che sia oggi che domani ci riuniamo, ecco, i momenti celebrativi, i momenti che rimembrano purtroppo questa data così nefasta della nostra storia locale. Per cui un messaggio di affetto e un messaggio di conferma dell'attenzione proprio affettuosa, emotiva di tutta la cittadinanza. Un monito anche affinché le costruzioni siano fatte in regola d'arte. Certamente sì. Ovviamente, ecco, la sicurezza sul lavoro, il tema delle morti bianche, il tema dei crolli, perché ogni tanto si susseguono nelle nostre pagine di cronaca, sono assolutamente un imperativo categorico. La sicurezza, la diligenza nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori pubblici, a cui teniamo e terremo anche noi per le grandi opere che sono anche eseguite dal nostro ente locale. In quei giorni, insieme al dolore, ci fu un fatto particolare, una compattezza straordinaria dei foggiani, un'unione forse mai più ritrovata. Straordinaria e all'unisono con tutta l'Italia e anche col resto del mondo. Ricordiamo ancora Viale Fortore, quei camion funebri, quei mezzi funebri di fortuna, perché il numero era molossico di vittime. È vero, l'emozione di allora è un'emozione che, ecco, ridonda anche dopo 24 anni. Ricordo anche le giovanissime vittime che hanno lasciato dei banchi vuoti nelle scuole di questo quartiere e del vicinato. Ebbene, in ogni scuola quel banco vuoto è accompagnato domani da un ricordo, da un minuto di silenzio, da un pensiero e anche da una targa che hanno, ecco, affisso i loro docenti, i loro compagni di classe. Quindi veramente una giornata di raccoglimento e di preghiera. Grazie, signora. Grazie.